Ci sono, mi sembra, ragazzi. No, perché ho cambiato l'app di recording. Allora devo farci un attimo l'occhio. Allora, buon sabato a tutti. Allora, buon sabato a tutti. Siamo qui per la skincare. Allora, 7 più o meno e 20 di mattina. Noi siamo pronti per farci la skincare. Adesso vediamo un attimo di pulirci il viso. Intanto i raggi di sole arrivano in casa, spero anche da voi, perché dipende poi dalle zone. Sapete che questa primavera è stata un po' altalenante, come tutte del resto, no? Si parte con la pioggia, poi ritorna il sole, poi ritorna ancora la pioggia, eccetera, eccetera. E quindi questa altalenanza. Ci rende felici, insomma. Allora, io vado a sciacquarmi il viso intanto. Vediamo l'acqua com'è. Ma anche se è leggermente fresca va benissimo, eh. Sapete che ci vorrebbe il caffè con la skincare anche? Solo che lo prendo dopo perché devo fare la manutenzione della macchina, no? Allora mi ci vuole un po' di tempo per metterla a regime. Allora, la mia spugnetta sembra sparita. Sembrerebbe sparita, allora ne prendo un'altra. Ogni tanto facendo i mestieri svolazza via, quindi succede. Allora, la base è sempre il detergente. Detergente viso che non può mai mancare nella skincare, direi che è fondamentale perché va a pulire proprio tutta la zona residua, fronte, seno, occhi, naso, eh? Un po' meno la zona della guancia, delle guance non serve perché non sono zone di deposito, poi sono anche zone più delicate, quindi. Mentre invece la zona occipitale, il naso, sono quelle che ospitano maggiormente sebo e sporcizie varie. Te capì? È lì che va un po' a insistere la pulizia viso. Ok. Risciacquo della spugna, ripassaggio in viso. Il passaggio con la spugnetta è, direi, uno dei passaggi migliori che si possono fare per la skincare, perché pulisce veramente a fondo e toglie le pelli morte. Eh? Basta. Direi che si può lavare la spugna. Laviamo la spugna, risciacquiamo il viso. Ecco qua. Allora, lieve tampone, però meglio lasciare umido, il viso per andare a ospitare tutte quelle sostanze che poi andiamo a mettere. Oggi, utilizzo dell'aloe vera. Eh?
per un bel processo di rinfresco profondo della pelle. Aloe vera ha tanta roba, ragazzi, eh? Questo fa molto molto bene alla pelle. Rinfrescante, nutriente, tonificante. Allora, l'aloe vera quando poi si secca tende a tirare la pelle, eh? Quindi lasciarla tutto il giorno può infastidire perché poi si sente questa azione di tiraggio. Eh? Io lascerei agire. Quindi aloe vera, eh? Gel di aloe, ragazzi. Piace il gel di aloe. Qui ci vorrebbe il ventaglio, ma si sente già un po' l'effetto del tiraggio, dell'aloe. Vado a massaggiare leggermente ora. Bisogna aspettare qualche secondo ancora perché comunque l'azione ce l'ha quasi subito, l'aloe. Non è necessario stare 10 minuti. Non è che bisogna aspettare che si secchi la pelle, però sapete cosa faccio? Intanto lavo gli occhiali, così non perdiamo tempo prezioso. Vedete, si possono fare un sacco di cose nel frattempo. Per esempio, durante la sessione di aloe che fa il suo lavoro, voi potete farvi il caffè, vi potete fare, che ne so, pulite la macchina del caffè, lavate gli occhiali, pulite il rasoio, ma saranno tutti puliti i rasoi, ragazzi. Ormai penso che la lametta nel rasoio non la lasci più nessuno. No, dopo innumerevoli video visti, non è che lasciate la lametta nel rasoio, voglio. No, Allora, intanto si inizia a sentire il tiraggio della pelle, anche piuttosto consistente. Però l'aloe a tutto viso sarebbe meglio non lasciarlo, poi nella quantità in cui l'ho messa io, perché poi va veramente, quando si sente il tiraggio della pelle è perché comunque si sta disidratando l'aloe, il gel di aloe, no? Quindi la stessa azione la fa all'interno dei pori, poi, quindi li lascia secchi. Sarebbe meglio o lasciare questa azione dell'aloe, magari fare un breve risciacquo e poi mettere l'idratante, perché lasciare così la pelle disidratata si rimane elastica, però il poro rimarrebbe anche piuttosto aperto, come paralizzato, no? Quindi magari potrebbe fare entrare più sostanze che non servono, no? Che sono addirittura insomma sporco, eccetera, eccetera. Quindi il gel ha fatto la sua azione. Io vado con un breve risciacquo nuovamente del viso e poi mi metto l'idratante.
Ecco qua, quindi risciacquo del viso per togliere quel quantitativo in più di aloe e passo all'idratante viso. Qui potete scegliere voi, potete mettere o un idratante o una bava di lumaca o una semplice, tra virgolette, semplice Revitalift, quello che più vi piace. Massaggiare profondamente con acqua anche, meglio ancora perché così entra meglio nei pori. Anche naso. Te capi, ragazzi? Quindi diventa veramente importante fare la skincare. Dite la verità che da quando fate la skincare vi trovate meglio con il viso. Da viso disseccato oramai che avevate, adesso scoprite una luminosità diversa, ma anche perché comunque nel non fare nulla per anni e anni. Una volta che iniziate a fare questi trattamenti, vedete subito la differenza, perché non avete questa abitudine, no? Quindi per quello che è importante farlo. E in ultimo, visto che utilizzato l'idratante, siccome le creme sono un po' carenti di oligoelementi o comunque sostanze saline, proprio perché servono a idratare, quindi non ci vanno poi a mettere il sale, no? Ce lo mettiamo noi. Ce lo mettiamo noi che con l'azione dell'idratante c'è già sotto. Invece con questo vado a dare i sali minerali che poi con l'idratante vanno a lento rilascio durante la giornata. Io la mia azione l'ho fatta con la pelle. Volendo potrei mettere anche del siero con la vitamina C, però vista a discrezione vostra, visto che fa anche caldo, magari posso aspettare che l'acqua si asciughi, l'acqua termale, e poi posso mettere della vitamina C. Però per me è sufficiente così. Allora vado a riporre i miei prodotti sopra l'armadietto. Aloe lo mettiamo qui. E non mi resta che salutarvi, quindi io vi saluto, vi auguro buon sabato, spero che anche questa puntata, sessione di skincare vi sia utile per il vostro benessere della pelle. Il mio sicuramente, perché da quando la faccio mi sento molto meglio. Ciao da Mauro dal canale della Rasatura del Neofita, noi ci vediamo domani per la sessione di confinatura, un abbraccio a tutti, grazie della compagnia ragazzi, e buon sabato naturalmente. Non si spegne però, no? Ah, perché era spento il radiocomando, ecco perché devo guardare la lucina rossa. On air. Fantastico. Ciao ragazzi.